Senza reddito e senza soluzioni, il dramma sociale di una famiglia si manifesta questa volta alle Case Basse di Paradiso. Oggi, con il sostegno dell'Unione Inquilini, l'occupazione di un immobile abbandonato. È una famiglia composta da madre, padre e un bambino piccolo che dormiva in macchina, a cui era stata proposta la collocazione in comunità della madre e del bambino e il proseguimento del dormire in macchina al padre. Capirete che nel 2016 non è accettabile che una famiglia venga smembrata per tali motivi. E allora la famiglia ha fatto questo passo, ha deciso di fare questo passo. E l'Unione Inquilini critica con decisione l'amministrazione a Corinti. Risanamento, politiche abitative e problemi sociali non sarebbero al centro delle attenzioni del comune, nonostante gli annunci. Il Borgo di Paradiso è un borgo antico, è un borgo che va riqualificato e vorremmo capire che intenzioni ha l'assessore Pino e se l'ha messo nei suoi piani. E non è neanche più accettabile che manca un ufficio casa, un osservatorio per la casa. Abbiamo portato gli esperti, abbiamo fatto convegni, ci siamo messi a disposizione dando soluzioni e alternative, ma non siamo stati mai ascoltati. Alcune donne, molte donne sole, si ritrovano in condizioni precarie, spesso le donne non riescono più a pagare l'affitto di casa e divengono anche oggetto di ricatti. Ecco, questo è un nuovo fenomeno che io vorrei che venisse attenzionato, perché è un fenomeno grave, molto grave.